emerso un altro aspetto, correggimi se sbaglio, che è giunto a termine, ha fatto il suo tempo l'istituto della delega, nel senso il cittadino non può più delegare il politico X o Y, ma il cittadino deve diventare protagonista di se stesso. Sono domande impertinenti. Tu non sei originario, la visto il tuo. Allora, io sono per metà, appartengo al discolo di Veda, mamma era Gaetana, e l'altra metà friulana. Ah, friulana, ma insomma, ti ricordo il cognome. Però io sono Gaetana. Ah, quindi Gaetana, pensavo che tu fossi... Ah, Borghiciana, poi parla tu, diciamo, viene da tante parti. Comunque, grazie per il tuo intervento, dico anche di... gli spunti perché poc'anzi ho menzionato. Ha atteso il primo maschietto, ma doveva attendere perché è vista questa scuola, questa lei grandissimo di donne. Facciamo un applauso per la pazienza a Maurizio Fasano. Buongiorno a tutti, sono Maurizio Fasano e sono un dipendente dello Stato. Molti di voi già mi conoscono per aver trascorso insieme momenti della nostra adolescenza o per aver condiviso esperienze di lavoro. Mi candido con il Veliero a sostegno della candidatura di Massimo Magliozzi a sindaco. Sono convinto, convintissimo, che oggi Massimo sia l'unica persona in grado di prendere il timone della nostra amministrazione comunale e condurre la città di Gaeta verso la rotta del risanamento in modo trasparente e in questo modo cittadina di Italia e Roma. Ritengo che molte scelte dell'attuale amministrazione siano discutibili perché intraprese contro il consenso della maggioranza dei cittadini e di parte dei componenti della sua stessa giunta, peraltro fuoriusciti poi dalla coalizione di governo. Lampante è stata la mancata ottimizzazione delle risorse economiche destinate all'ampliamento dei giardini di Villa delle Sirene e del rifacimento del lungomare di Sermio. Oltre ciò, in mancanza di un'adeguata pianificazione del flusso veicolare di ingresso e uscita dalle aree cittadine con valenza turistica e commerciale, l'amministrazione ha prodotto nuovi e durevoli disagi alla popolazione. A noi tutti, avendo peraltro sottratto al tessuto urbano anche centinaia di parcheggi auto. Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, un'azione molto grave dell'attuale amministrazione, perché fatta in sordina il tentativo di destinare l'uso esclusivo del circolo ufficiale esercito la Gran Guardia di Gaeta al privato, mediante un contratto di affitto cinquantennale. Contravvenendo alle disposizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'Agenzia del Demanio, che avevano posto a condizione del reintegro della struttura tra il patrimonio della città l'obbligo della sua destinazione d'uso ad attività culturali. Volevano affittarlo a privati per una cifra irrisoria, affinché ne facessero un ristorante e lo restituissero alla città di Gaeta, quindi a noi tutti cittadini, dopo 50 anni. Una vergogna che dovrebbe farci riflettere. La Gran Guardia deve essere il punto di riferimento per la promozione del sistema museale e dell'offerta culturale e turistica della città, così come lo diventeranno l'ex caserma Cialdini e Torrione Francese, Casa Tosti e l'ex Forte Emilio Sacchi. Con riguardo al fronte del lavoro, è bene che ricordiate che negli ultimi anni è aumentato il numero dei gaetani disoccupati o alla ricerca del primo impiego, purtroppo. Eppure sarebbe stato sufficiente portare avanti l'indirizzo già dato da Magliozzi quando era sindaco, come l'accordo stipulato con la comunità portuale di Civitavecchia, per stabilizzare il preesistente livello occupazionale e per puntare poi al suo incremento. Nessuno di coloro che lo hanno succeduto nella carica di sindaco è stato in grado o si è preoccupato di portare avanti questa linea amministrativa, saggia e votata allo sviluppo socio-economico di Gaeta e alla tutela dei suoi cittadini. E
che le ultime due amministrazioni non hanno contribuito a potenziare e rimodulare nell'ambito del circuito più dinamico le esistenti strutture del porto commerciale, come sarebbe stato naturale fare, forse per una paura contrapposizione di meritocrazia politica a danno comunque di noi cittadini? Massimo all'epoca aveva saputo prevedere in anticipo l'importanza strategica della forma collaborativa, partecipazione sinergica che nel tempo avrebbe dovuto produrre al nostro territorio lo sviluppo per le aziende che operano nei settori turistici, industriali o nella logistica distributiva e anche nella filiera agroalimentare. Accordo che altri porti nazionali come Bari, Gioia Tauro, Napoli hanno copiato e saputo sfruttare. Se questo sviluppo non c'è stato è perché chi aveva il compito di dare continuità e nuova propulsione all'iniziativa non ha saputo interagire con le istituzioni locali e nazionali, nonché con l'autorità portuale di Civitavecchia, per ottenere la dovuta pianificazione dell'attività operativa del porto di Gaeta. E se ci vogliamo rilacciare a ciò che diceva Massimo per quanto riguarda i dati, possiamo dire che la città di Civitavecchia in effetti percepisce un traffico passeggeri di oltre 4 milioni, mentre noi nemmeno 1000 arriviamo all'incirca. Arrivo alla conclusione. Concentrandoci sul porto, la mia soluzione a tale numerosità è la realizzazione iniziale di una zona franca perimetrale, ovvero una ZES, zona economica speciale. Tenete a mente questo acronimo ZES, perché zone di questo tipo sono state già create in altri paesi con ottime ricadute economiche e occupazionali. Più specificatamente, ma senza fare riferimento alle norme che lo regolamentano, posso dire che esse sono aree geografiche di accelerazione economica che, dotate di specifici provvedimenti dello Stato, riescono ad attrarre investimenti anche dall'estero, favorire la crescita economica e la creazione di occupazione, maggiore agevolazione fiscale, bensì anche ad altre tipologie di agevolazioni, dall'assegnazione di aree fabbricati alla creazione di leader procedurali ed amministrativi particolarmente favorevoli per gli investitori e le imprese interessate. Lo scopo è quello di favorire l'insediamento di nuove attività produttive, di rilanciare le attività che gravitano intorno al porto di Gaeta, stimolando l'assunzione di personale del nuovo, contribuendo a soccorrere l'economia del sud continuo colpita da gravi crisi. In tal senso è necessario agire speditamente perché in questa direzione le istituzioni si sono già mosse con il patto della Campania e il patto per la Calabria, prevedendo il possibile stanziamento di risorse per la creazione di due ZES che comprendono rispettivamente per la Campania il sito di Bagnoli e le aree portuali di Salerno e Napoli. Grazie. Il modo di andare per Gaeta e Gaeta ha tutte le potenzialità per tornare ad essere un sito pregevole di questo gruppo. Grazie Maurizio. Grazie.